Ciao a tutti, sono Nadia Santosanio della Prima Turistico e oggi volevo raccontarvi la mia esperienza in questi tempi del coronavirus, del Covid-19. Mentre registro questo video, nel mondo continuano a morire persone per un virus che all'inizio sembrava innocuo, ma poi è diventato un vero e proprio incubo. Ormai sono mesi che le chiavi di casa sono superflue. Cioè, voglio dire, prima le usavamo due, tre volte al giorno, quattro volte al giorno, per uscire, per andare a farci una passeggiata, oppure semplicemente andare a scuola o al lavoro. Ma adesso io, come tutta Italia, o quasi, siamo chiusi in casa, aspettando che tutto questo finisca al più presto con un vaccino. La settimana scorsa è stato il primo giorno dopo 73 giorni chiusa in casa, senza mai uscire. A volte, mentre penso, mi dico questa frase, no? Se qualcuno a dicembre, oppure a Capodanno, mentre festeggiavo con la mia famiglia l'anno nuovo per un anno migliore di tutti quelli passati, mi avesse detto che nel 2020 non potevo uscire di casa per un virus, giuro che gli avrei riso in faccia. In questo momento così difficile, dove i medici combattono per salvare vite in pericolo, anche mettendosi loro in questo rischiando la vita, mi manca l'aria. Non vedo l'ora di correre ad abbracciare le mie amiche e soprattutto i miei familiari che mi mancano da morire. Ma se devo dirla tutta, in questa quarantena ho scoperto veramente chi sono. Ho capito che sono cambiata. Vedo il mondo da un'altra prospettiva, con occhi diversi. Già, è strano, no? È strano che in una situazione così difficile ti ritrovi a riflettere su te stessa, sul tuo modo di pensare. Ma diciamo che per me la quarantena è stato un periodo molto riflessivo, riflessivo per me stesso, dove ho avuto molto tempo per dedicarmi di più a me stessa, cosa che non rifacevo da molto tempo, per i vari impegni ovviamente. Credo che la vita, sai, è proprio strano. Un giorno hai la piena libertà di fare tutto, tutto quello che vuoi. Andare al cinema, pensi di andare al cinema, vai al cinema, vai pure, vuoi andare con le tue amiche, prendi e vai con le tue amiche. E poi ti ritrovi chiuso in casa a girarti i pollici e a ricordarti di quelle esperienze che adesso non potrai più fare. Perlomeno non potrei adesso. Girarmi i pollici aspettando che i malati e i decessi scendano per tornare così alla vita di prima. Forse, però, un po' diversi da come ci eravamo lasciati.